situazioni che si creano nelle varie, tra i vari gruppi di atleti dei vari paesi partecipanti, a volte ci sono, ma poi in effetti nel giudizio si è sempre molto più omogenei di quello che uno pensa. Sì, anche perché se i giudici non si comportano bene ricevono la lettera di demerito da parte dell'ISU. Intanto in pista Peter Johansson, svedese, che si trova attualmente in 20ª posizione. E Flying Camel Sitz, la trottola saltata per Peter Johansson. Doppio axel. Il doppio axel è un elemento obbligatorio per tutti gli atleti. Triplo Lutz, doppio Tolup, con qualche incertezza sul secondo salto. Un po' viaggiata anche questa trottola. Questo ha lasciato un po' desiderare. Termina lo svedese Peter Johansson questa sua prova nel programma originale, e adesso anche per lui ci sarà il piccolo calvario dell'attesa del suo punteggio. Ecco, intanto rivediamo al replay il triplo Lutz e il doppio Tolup. Vedete, l'arrivo di Peter non è stato perfettamente scivolato, un po' in punta, quindi diciamo che il punteggio di base da cui i giudici partiranno per assegnare poi i voti a Peter Johansson sarà un po' più basso di quello che avrebbe dovuto essere. Come dicevi prima, i giudici sono estratti a sorte, mentre prima gli atleti che arrivavano nei primi tre posti e le nazioni avevano di diritto il giudice in giuria. Dall'anno scorso invece questo diritto non esiste più, per cui viene fatta un'estrazione. E le nazioni che hanno già due giudici in giuria non possono partecipare all'estrazione per il terzo avvenimento sportivo. Fa eccezione le coppie d'artistico, perché non sono tante le nazioni che hanno dei partecipanti, quindi praticamente tutte le nazioni che hanno degli atleti in gara per la coppia d'artistico hanno il loro giudice. Per Johansson vedremo il risultato della sua gara tra 5 secondi. 4-3, 4-4, 4-7, qua siamo molto più omogenei, da un 4 sempre per questo giudice britannico a un 4-7, ancora le differenze sono tante, ma l'altra, la media comunque è molto più omogenea, va dal 4-3 al 4-5. Comunque giusto che sia così, se il giudice inglese è più bravo.
giudice. Quindi anche se il punteggio è diverso, magari la posizione in cui l'atleta è stato messo dai vari giudici è uguale. Quindi questo è l'importante. La presentazione invece ha dei punteggi nettamente migliori, in effetti è stata recentemente fluida la situazione.